nel racconto delle tentazioni di Gesù. Alla prima tentazione, al diavolo che gli propone di cambiare le pietre in pane, risponde: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Sono attuali queste parole? La visione cristiana della vita è profondamente umana. Si parla: ogni uomo è tuo fratello, e Gesù che dice: quanto avrete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avrete fatto a me. Oggi assistiamo a una esasperazione e secondo me anche a un errore ideologico. Chiaramente la conquista dell'uomo moderno è la consapevolezza della sua libertà, che va difesa, ma non chiusa in se stessa. Oggi, col discorso della privacy, che logicamente è una forma di difesa, non si cerca più il bene dell'uomo. L'uomo è nato per la socialità, per l'amicizia, per l'amore, per l'incontro, la compagnia, la famiglia, l'essere insieme, costruire insieme. Invece si è formato un muro attorno alla persona, cui nessuno può dire una parola, dare un consiglio, dare un suggerimento, e così si resta prigionieri di questo falso ideologico. Conseguenze. Vediamo che anche i figli fanno le loro famiglie, ma per assistere i genitori anziani deve intervenire il tribunale. Le amicizie, finché si ride e si scherza, sono amici, ma guai a chi apre bocca per dire ho un problema. E ancora, un fatto degli ultimi tempi: il signore di Via Urbino, trovato morto dopo anni senza che nella famiglia, nel vicinato, sapesse nulla. E questa situazione crea esasperazione della indifferenza, della solitudine, del vuoto. Anche negli Stati Uniti stanno pensando di vietare il telefonino ai bambini, perché altrimenti non riescono a maturare un cammino di comunicazione e di umanità. Del resto, io credo che la risposta vera sia ancora nel Vangelo. Quando Gesù ci invita ad alzare gli occhi e guardare la parte buona dell'uomo, su quello costruire il nuovo mondo da offrire alla nuova generazione.